Lecca. Non ho mai avuto tante caramelle in vita mia. È come un sogno. Pinocchio, non essere ingordo, ti faranno male. Sto pensando cosa posso fare adesso. Ah, ma certo, sulla ruota. Da qui su c'è una vista stupenda. Sembra tutto così piccolo. Guarda un po' laggiù, ci sono il gatto e la volpe. Ehi, volpe, gatto, sono quassù, venite anche voi, venite! Non sporgerti così, Pinocchio, attento che puoi cadere, sta attento! Ehi, gatto, volpe, sono quassù, siete diventati sordi per caso? Mi sono cadute tutte le caramelle, che rabbia! Ti è successo perché non sei stato attento, ecco! Guarda, due farfalle! Ma è mai possibile? Una ne fai e 100 ne pensi! Ma insomma, vuoi proprio cadere? Oh, aiuto! Pinocchio, aiuto! Aiuto! Scendi, attento! Pinocchio! Beh, mi è andata bene. E adesso cosa faccio? È proprio un bel tiro! Ehi, venga anch'io! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Uno, due, tre, quattro! Faccio un bel tiro! Dai, facci vedere! Allora, non è un bel tiro? Ah, certo, si può giocare anche con la testa. Aspettate che arrivo. Sì, 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 sì. Ah.
Ai, che male, mi fa male, mi fa male. Hai la testa, che dolore. Hai visto, gatto? Ti ho vinto per la seconda volta. Sono più bravo. Sì, lo vedo, però secondo me tu imbrogli. Se sapessi che bel panorama c'è da quassù, perché non sali? Ah, laggiù c'è Pinocchio, vado a chiamarlo così giochiamo insieme. Ehi, non te ne andare, volpe, volpe, aspetta, aspetta. Ma come diavolo si esce da qui dentro? Accidenti. Oh, ecco qui. Oh, oh. E che sarà mai questo strano coso? Un grande uovo? Sei il solito scemo, vai a riprendere immediatamente la palla. Certo. Palla, palla. Oh, eccola. L'ho presa. Oh, fermatemi. Fermo tu. No, ma che papute. Io non posso. Preso. Fermati. No, non fate così. Fermo, sta fermo. Guarda come corre. Dai che sempre guardo. E invece di ridere, aiutatemi. No, non devo scivolare, devo sfuggire quegli attenzini. No, non ce la faccio. Prendiamolo. Questo, ma ce l'avete proprio con me, non volete la mia pelle. Correte, ragazzi. Forza ragazzi, schiaffatelo. Ehi, avete visto? C'è anche una volpe. Sì, sono una volpe, ma questo che c'entra? Siete proprio maleducati. Andiamo. Perché avete cambiato bersaglio? Il gatto è molto più grosso. No, siete proprio testardi. Lasciatemi. Proviamo qui. Dove sarà andato? Da quella parte. Meno male sono andati via. Oh, ma che sta succedendo? Aiuto, dove andrò? Sempre più su, sono proprio bravo. Sono in cima, gente. Ora scendo. Pinocchio, Pinocchio. Sempre più difficile, ora scendo a testa in giù. Bravo, Evina!
Bravo! Non è stato niente, grazie. Bravo! Bravo! Ed ora facciamo una bella discesa. Bravissimo! Bravo! Oh, salve, gatto! Sai per caso dove è Pinocchio? No, e non voglio neanche saperlo. Quando quei ragazzacci mi hanno rincorso non ha mosso un dito per aiutarmi. E per di più, come se non bastasse, si è messo a corrermi dietro anche lui incitandoli. Oh, che cattivaccio! Devo assolutamente trovarlo. Ho scoperto qualcosa a proposito del cocchiere e lo devo informare. Ah sì? E cosa hai scoperto, Gina? Ho sentito uno strano rumore di monete sonanti. Dici sul serio? Così hai sentito il rumore di monete sonanti, vero? Sì, ma non ho guardato nella stanza, devo raccontarlo a Pinocchio. Gina, fermati, aspetta un momento, raccontami tutto per filo e per segno. Sì, sì, ora ti dico tutto. Sai una cosa, ho sempre pensato che sei una papera simpatica. Ora dimmi, dov'è la camera del cocchiere, di là o di qua? Di là. Bravo, bravo, bene, evviva. Ora ne ho abbastanza. Quella è la stanza da cui venivano i rumori. Non si sente niente, non deve esserci nessuno. Fermo, non si entra nella camera della gente senza permesso. Non entro, la porta è chiusa. Credo di aver fatto male a raccontarti questa storia. Eppure deve averle nascoste da qualche parte. Ma insomma, gatto, che cosa stai combinando? Hai detto di aver sentito il rumore di monete sonanti. E da qualche parte devono esserci monete sonanti. No, mi sa che mi hai raccontato una grossa bugia. Non ho mai detto bugie in vita mia, gatto. Sta tornando il cocchiere. Il cocchiere, bisogna nasconderci. Non c'entro, maledizione. Dice! Un grosso gatto randagio, come sarà entrato? Che gira, che bello. Di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là. Dove sarà finito? Gatto, sei più pesante di quanto pensassi. Che divertente! Pinocchio, ti prego! Pinocchio, rispondimi, ti prego! Eccolo! Allora partiamo da qui. Vince chi arriva primo ai meli, d'accordo? Pinocchio, Pinocchio, vabbè! Pinocchio, una vita che ti cerco! Davvero? Tu piuttosto, dove sei stata tutto questo tempo? Adesso, Gina, mettiti dietro col gatto e con la volpe. Su, facciamo una bella corsa. Pronti al via? Ti devo parlare, aspetta, non parlare! Pinocchio, ti devo dire una cosa importante, una cosa sul cocchiere, Pinocchio! Aspetta, Pinocchio, frena, frena! Ora è
Che succede? Sembra che si sia bloccata. Pare proprio così. Dai, forza. Andiamo. Avanti, su. Carretta. Avanti, muoviti. Gatto, scendi, devi spingere. Ma perché proprio io? Non perdere tempo, se no perdiamo la corsa, forza. No, mai, ne va del nostro orgoglio. Spingi. Spingi, spingi! Già, parla bene lui e intanto se ne sta comodo a sedere mentre io mi sto ammazzando di fatica, uffa! Salta su! Ah, fermo! Ah, fermo! Si riparte di nuovo! Ma io sono qui dietro! Come faccio a salire? Fermati, Pinocchio! Ma questa è cattiveria, cattiveria! Yuh, arrivo primo! Prima mi fa spingere e poi mi molla a terra! Levati, 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 levati! Spostati, spostati! Attenzione, spostati, gatto! Fuori da piedi! Adesso lo sistemo io. Che sei qua? Vai, lasciami stare. Ma se mi tieni così rischiamo di volare. Non riesco a guidare. Aiuto. Lasciami stare. Insomma. You stupido gatto, vattene da qui. Lasciami stare, scendi. Yuhu, ho vinto. Ma dove sono rimasti gli altri? Ah, oh, non si ferma! No! Oh, mi fa male dappertutto. Ah, che male! Però stanca non far niente. Oh, sono sfinito. Ho un letto. Ah, che bello, un bel letto comodo. Che c'è? Che strano. Che roba è? No. Che cosa sarà mai successo alle mie orecchie? Si sono allungate, cosa succede? Continuano a crescere e mi fanno male. Diventano sempre più grandi. Mi fanno male. Come faccio? Che male. Povero me. Che cosa sta succedendo al mio corpo? Si piega sempre più in avanti. Niente da fare. Niente da fare. Tutto a un tratto mi sento stanco. Devo reggermi a quattro zampe. Che è successo? Forse sono ammalato. Sarà una malattia misteriosa. Ehi, porcellino d'India, sai mica dov'è l'ospedale? Per la tua malattia non servono ospedali, ragazzo. Che cosa? Hai preso la malattia. E di che malattia si tratta? È semplice, si tratta di asinite acuta e chi si prende la malattia in un'ora diventa un asino. E come me la sarò presa? Prendi a quelli che pensano solo a giocare. Ma c'è una cura per questa malattia, dimmi! No, c'è! Una volta che si è presa questa malattia non ci sono più cure. Si rimane fino alla fine asini. Ehi, un momento, porcellino, ancora una domanda. Se non ti fossi comportato come hai fatto, non ti sarebbe successo nulla. Sei un bugiardo, un burattino, non può trasformarsi in asino. Mi è venuta anche la coda. Via! Staccati, maledetta coda. Cosa succede? Ah.
Ah, non voglio essere un asino! Io! Sono diventato un asino. Bene, bene, ecco un'altra asinella. Sai ragliare proprio bene. Mi farai guadagnare un sacco di soldi. E ora aspetta qui insieme agli altri. Sei qui anche tu, Pinocchio? È capitata la stessa cosa anche a noi. Oh, gatto, volpe, anche a voi. Sì, quando mi sono svegliato mi sono trovato così. Non è terribile, Pinocchio, è una disgrazia. Altro che terribile, è spaventoso. Ciao! Sveglia! Pigroni! Viva! Bene, bene, ecco un altro carrozza! Evviva! Bello! Scappate prima che sia troppo tardi, altrimenti diventerete asini! È fiato sprecato, una volta diventati asini, i bambini non ci capiscono più! Questa volta siamo nei pasticci. Lo paghiamo caro il divertimento che abbiamo avuto. Basta con questa lagna, muoviti! Veniamo, non c'è bisogno di tirarci così. E così il gatto e la volpe, e subirono un sacco di maltrattamenti. Tutti e tre si ritrovarono ben presto in un circo. In effetti il furbo cocchiere fece un buon affare vendendoli. Avevo avuto ragione nel pensare che non poteva aver guadagnato tutti quei soldi solo conducendo la carrozza. Perché Pinocchio non mi aveva ascoltato, non si sarebbe trovato nei guai. Il direttore del circo cominciò ad ammaestrare i tre asini. Quanto a me, se non avessi incontrato Rosario, il leone, non avrei mai ritrovato Pinocchio. La prossima volta saprete come riuscire a raggiungerlo. Ciao!